Buongiorno amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio continuare su come usare Movie Maker. Vi ricordate su come edito i miei video quando faccio le ricette per caricarli su YouTube? Erano rimaste alcune cose da vedere, adesso le vediamo insieme. Eccoci qua, abbiamo aperto il nostro programma Movie Maker. Adesso andiamo a riprendere il filmato dell'altra volta, dell'altra lezione. Quindi andiamo su File. Eccolo qua. L'abbiamo salvato con nome e lo apriamo. Allora, qui abbiamo visto come mettere il titolo, come dare un movimento, un'animazione. Qui abbiamo doppiato il video, abbiamo tolto i rumori del video, i rumori di fondo e abbiamo inserito una narrazione. Qua. Poi abbiamo visto anche come tagliare la narrazione e come tagliare il video, tagliare dei pezzettini. Siamo andati anche a vedere come mettere una didascalia. In questo caso abbiamo scritto qui farina, vedete, gli abbiamo dato un movimento. E adesso abbiamo salvato naturalmente tutti i passaggi, ogni volta che abbiamo inserito qualcosa. Ora andiamo ad aggiungere la musica. Prima di aggiungere la musica, volevo farvi vedere dove andare a prendere la musica, perché se il vostro video deve essere, se avete un canale YouTube e monetizzate il video, non potete mettere una musica a caso, dovete mettere una musica senza copyright. Quindi YouTube vi dà il modo di scaricarla direttamente da YouTube. Andiamo a vedere come. Allora, siamo sul mio canale YouTube. Naturalmente questo passaggio è rivolto a chi ha già un canale, altrimenti chi non ce l'ha salva il video e si tiene il video. Qui andiamo in alto a destra sulla foto del profilo, dell'account. E clicco su Creator Studio. Bene, si è aperta questa schermata. Vado su Crea. Una volta cliccato su Crea, ecco qua, ci ritroviamo la libreria audio di YouTube. E qui trovate tutti i brani gratuiti che ci offre YouTube. Qui se scorriamo ce ne sono tantissimi, basta scorrere sulla barra laterale. Possiamo ascoltarli questi brani. Adesso qui si ascoltano e qui si scaricano, quindi potete decidere se vi piacciono, li potete salvare. Qui ci sono i generi, vedete. Questi brani li potete utilizzare tranquillamente per i vostri video. Torniamo indietro. Ora andiamo ad inserire la nostra musica sul video. Andiamo in alto, aggiungi musica. Ancora aggiungi musica. Ne mettiamo una a caso. Abbassiamo il volume perché è un po' troppo alto. Ecco qua. In alto troviamo dissolvenza in uscita o in entrata. Noi ne mettiamo la dissolvenza in uscita perché il brano qui ci dà, guardate sotto la durata, è lungo 2 minuti e 21, ci dà il titolo e la lunghezza, mentre invece il nostro video è molto corto.
per non troncare il brano, ci mettiamo la dissolvenza. Ecco qua. Va bene così. Qui potete fare la stessa cosa che abbiamo fatto la narrazione, se vogliamo dividere il brano, lo dividiamo. Questo serve per, secondo, i brani del video, se mi serve di abbassare la musica o di alzarla, quindi lo posso dividere e fare la stessa cosa che ho fatto con la narrazione. Poi lo posso spostare. Così, come voglio. Ok, siamo tornati sul nostro progetto. Allora, prima di andare a salvare il filmato, se il nostro progetto è finito, abbiamo salvato tutte le correzioni, facciamo di nuovo salva progetto. Per adesso questo è soltanto un progetto, vedete? E adesso Movie Maker ce lo fa salvare come filmato. In alto mi sembra che abbiamo visto tutto, le animazioni. Quindi ora, tornando sulla home, andiamo a fare salva filmato. Allora apriamo, qui si apre una tendina. Vedete, ci sono molte voci, io utilizzo sempre per computer, perché tanto i nostri video sono rivolti a un pubblico che segue YouTube, quindi sono adatti per computer. Comunque anche questo andrebbe bene consigliato per questo progetto per posta, però ecco, io vi consiglio per computer. Vediamo che succede, si apre prima la tendina e ce lo fa salvare. Noi già abbiamo il nome, lasciamo questo, altrimenti glielo date di nuovo e vado a fare salva. Gli diamo tempo di salvare il film. Eccolo qua, una volta completato si apre questo e noi andiamo a fare apri cartella per cercare il filmato che ci ha salvato. Eccolo qua, vedete che adesso ce lo dà come filmato, possiamo aprirlo e andare a vederlo prima di pubblicarlo su YouTube, così se c'è da fare qualche correzione magari ritorniamo sul progetto e lo modifichiamo. Eccolo qua, vediamolo un attimo, un pezzettino, chiudiamo. Adesso che succede? Andiamo ad aprire YouTube. Sono andata sul mio canale YouTube e qui vado, vedete questa freccetta? Ci clicco sopra per andare a caricare il mio video. Come vedete è già partito il caricamento, qui ci dà tutto il caricamento, naturalmente io questo poi lo annullo, questa è soltanto una prova. Nel frattempo che si carica il video ci modifichiamo, che so, magari il titolo mettendo Movie Maker, prova, mettiamo prova. Poi possiamo inserire qualcosa sulla descrizione, qui. Un'altra cosa importante sono i tag. I tag dobbiamo metterne diversi, 4, 5. Adesso li mettiamo così. I tag servono per portare chi cerca su internet, per portarli sul nostro video. Quindi sono molto importanti. Servono a aumentare le visualizzazioni. Vedete, sto scrivendo Movie Maker.
più cose scrivete, naturalmente, più chi va a cercare una lezione di movie maker ci va sopra. Quindi, allora, io qui ho già impostato le impostazioni mie, le ho messe già standard, che vanno direttamente, va direttamente pubblico. Pubblico significa che tutti possono vedere il mio, possono cercare e vederlo, altrimenti dovreste mettere privato. Nel mio caso è pubblico. Aggiunge la playlist perché ho creato delle playlist. Qui potete scegliere una miniatura personalizzata per mettere all'inizio del video, però se non la mettete, una volta arrivato tutto il caricamento al 100%, vi fa scegliere tre fotogrammi e quindi fa anche tutto da solo. Una volta terminato il caricamento, cliccate su pubblica. Io adesso interrompo perché non voglio pubblicarlo e lo annullo. Ecco qua, annullo il caricamento. Sì, ok. Bene, io direi, amici, che per quest'altro video abbiamo toccato tutti gli argomenti principali. Spero che vi sia stato utile. Vi ringrazio della visione e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie.